La serie di un induttore e di una resistenza alimentata attraverso una certa tensione di ingresso e decidendo di prelevare la tensione di uscita sulla resistenza funziona come un filtro passo a basso. Per vedere qual è la ragione per la quale il filtraggio è di tipo passo a basso, occorre andare a trovare la funzione di trasferimento del filtro stesso, quindi il rapporto tra la Vout e la tensione di ingresso applicata. Per far questo occorre richiamare l'impedenza dell'induttore, che è S per L, nel dominio di Laplace, e andare a trovare la tensione di uscita attraverso la formula del partitore di tensione, quindi la tensione di ingresso, che moltiplica la resistenza sulla quale voglio sapere la tensione, che è quella di uscita, diviso la serie, quindi la somma tra la resistenza e la SL. Se la resistenza presente al numeratore la porto sotto il denominatore, la formula si trasforma e diventa Vin per 1 diviso R più SL diviso R. Per quanto riguarda il denominatore, R diviso R fa 1, SL diviso R lo strutturo in un modo che renda poi evidente qual è la pulsazione di taglio del mio filtro, S per L diviso R. Questo è il conto che rimane. Se porto Vin sotto la Vout, ottengo la funzione di trasferimento che è appunto 1 diviso 1 più S per L diviso R. E in questa formula si riconosce qual è la pulsazione di taglio, che è R diviso L, la posizione del po', più che in questa formula, in quella nella quale si sostituisce ad S J omega. Il polo è posizionato nella posizione meno R su L e la frequenza di taglio è R diviso 2π greco per L. Dal punto di vista dei diagrammi di Bode della funzione di trasferimento in omega, questa è la funzione di trasferimento in omega, abbiamo un diagramma di Bode dei moduli che è un diagramma costante a 0 decibel fino alla pulsazione omega p. Questo significa che se ci sono segnali il cui contenuto di pulsazione o frequenziale è minore della omega p o della frequenza di taglio, questi segnali vengono amplificati 1, cioè vengono fatti passare inalterati in uscita, quindi pulsazioni più basse, quindi si opera un filtraggio di tipo passa basso al di sotto di una certa pulsazione che è la pulsazione limite al di sopra della quale questi segnali come vengono trattati. Me lo dice il diagramma di Bode, nel tratto lineare verso il basso che decade di meno 20 dB per decade, il diagramma di Bode mi sta dicendo che comincio a avere dei valori del modulo di questo diagramma negativi e significa che i segnali cominciano a essere attenuati. Quindi segnali a pulsazione o frequenze più alte di quella di taglio sono segnali che vengono attenuati di molto e quindi sono segnali che non transitano in uscita. Cosa avviene alle fasi dei segnali che transitano attraverso questo filtro? Se sono segnali proprio alla frequenza o pulsazione di taglio, omega p, vengono sfasati di 45 gradi. Se sono segnali che hanno contenuto frequenziale 0,1 volte omega p o più basso di 0,1 volte omega p non vengono sfasati, poi comincia uno sfasamento che linearmente arriverà ad essere uno sfasamento di meno 90 gradi nel momento in cui i segnali diventeranno 10 volte la pulsazione di taglio, la omega p. Quindi meno 90 gradi vengono acquisiti dalla omega p in poi. In realtà questi sono dei diagrammi approssimati che però sono abbastanza e adatti a commentare la maggior parte delle applicazioni nelle quali questo filtro, che è un filtro passivo perché non ha elementi attivi, gli elementi attivi sono gli amplificatori, i transistor, e questo filtro passivo viene utilizzato.